Honor ha fatto più passi in avanti di quanti anche lei stessa poteva immaginare o almeno sperare dal suo rientro nel mondo degli smartphone in un lasso di tempo davvero molto breve. È sulla giusta strada per reinventare il suo business mobile, ora che i legami con Huawei non sono solo un ricordo e non creano sicuramente problemi nel suo sviluppo. Con Honor Magic 4 Pro l'azienda vuole dimostrare che può tornare davvero al suo antico splendore offrendo dispositivi di fascia alta con caratteristiche uniche tali da poter concorrere con altri più blasonati brand. Honor Magic 4 Pro viene considerato un vero fiore all'occhiello da Honor che, secondo l'azienda ma anche secondo noi, vale la pena possedere anche se il suo prezzo di lancio in Italia supera i 1000 euro. Ed effettivamente abbiamo visto nella nostra recensione come il device possegga veramente tutto ciò che serve per sfidare le ammiraglie di fascia alta in questo 2022. C'è un display OLED LTPO con una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, il più potente processore del momento, sia lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, ma anche una batteria da 4600 mAh caratterizzata dalla velocissima ricarica a 100 W, sia con cavo che senza, capace di ricaricare appunto il Magic 4 Pro in soli 30 minuti. E poi c'è lui, questo enorme e potentissimo comparto fotografico su cui in questo video vogliamo concentrarci, sì perché la parte multimedialità e di fotografia di Honor Magic 4 Pro è senza dubbio il vero punto nevralgico dello smartphone. Non solo uno dei suoi punti di forza, ma anche di innovazione per qualità dei componenti e, come vedremo, anche degli scatti, con una gestione del software davvero ben progettata. Ora, osservandolo da vicino, sappiate che Honor ha deciso di utilizzare intanto il sensore Sony IMX766 da 50 megapixel come sensore principale. È un obiettivo sicuramente di spessore che viene abbinato ad un'apertura focale da f1.8. Non è stabilizzato otticamente, ma vedremo più avanti che questo non inficia sulla bontà dei suoi risultati. Per quanto riguarda la fotocamera con zoom a periscopio 3,5x, Honor Magic 4 Pro utilizza un'unità invece stabilizzata otticamente da 64 megapixel con sensore con apertura qui da f3.5, ed è interessante notare che lo zoom 3.5x è spesso ottenuto con obiettivi zoom standard, e quando vediamo una fotocamera a periscopio possiamo aspettarci uno zoom superiore a questi 3.5x. tuttavia lo zoom senza perdita di qualità 3.5x è migliore per dettagli e soprattutto permette, come vedremo, di raggiungere proprio ciò che si vuole. E poi la fotocamera ultra wide è un sensore da 50 megapixel ma più piccolo di quello principale e abbinato ad un'apertura da f2.2 con campo visivo da ben 122 gradi. È molto ampio, ma osserviamo comunque un'azione dell'algoritmo di correzione dell'effetto a barilotto praticamente sempre efficiente. Ed è importante notare che questo ultra wide possiede anche l'autofocus. Le fotocamere sul retro sono poi coadiuvate da un gruppo di sensori aggiuntivi. C'è un sensore ToF per la mappatura della profondità della scena e per l'autofocus laser in condizioni di scarsa illuminazione. Un sensore anti sfarfallio che aiuta anche a regolare la velocità dell'otturatore per eliminare poi appunto lo sfarfallio dello schermo durante la registrazione magari di un video. Allora, per quanto riguarda le tematiche dell'applicazione della fotocamera, chiaramente vi rimandiamo all'articolo presente su Hardware Upgrade, ma sappiate che troverete lì tutti i singoli scatti effettuati con questo Honor Magic 4 Pro e vi consiglio di andare a osservare questo nello specifico. Parliamo però di come scatta Honor Magic 4 Pro. Partiamo dalla fotocamera principale, che offre sicuramente delle foto diurne straordinarie. Impressionante in questo caso l'assenza di rumore o di perdita di nitidezza. C'è un dettaglio incredibile indipendentemente dalla distanza dal soggetto, e stessa cosa per la gamma dinamica, che risulta davvero eccellente. I colori sono piuttosto accesi e saturi, come piace poi comunque al brand, e capace di esaltare quindi foto poi da porre magari sui social, e in questo caso ci piace anche il contrasto che risulta piacevole e mai eccessivo. Chiaramente il sensore di grandi dimensioni fa giustamente il suo lavoro, immagazzina quindi tanta luce, e ci piace sottolineare anche lo zero shutter lag, ossia l'acquisizione delle immagini nello stesso momento in cui viene attivato proprio l'otturatore fisicamente, cosa non da poco su di uno smartphone. La resa complessiva poi della fotocamera invece con teleobiettivo a periscopio è in linea
con la fotocamera principale in termini di colore, di esposizione e persino di gamma dinamica. E sappiate che non è una cosa da poco, perché spesso non avviene anche su device smartphone così costosi. La qualità delle foto con zoom a 3.5x sono eccellenti per il livello di dettaglio e diciamo così, non possiamo non sottolineare il fatto che potreste ritrovarvi a scattare proprio con questo sensore il più delle volte per la bontà e la facilità di scatto. Quindi plauso sicuramente ad Honor. E lo stesso lavoro lo fa anche il sensore ultra grandangolare che, come detto in apertura, amplia la scena fino ad un angolo da 122 gradi. Quello che preoccupa sempre con questi sensori ampi è la definizione e quell'effetto a barilotto che non piace sempre a tutti. Qui l'algoritmo di Honor lavora giustamente per aprire appunto la scena a più porzioni di campo senza però perdere l'emozione dello scatto, la naturalezza dello stesso e diciamo così anche la realtà. Buona resa cromatica e bilanciamento del bianco accurato, aspetto da non sottovalutare soprattutto con il sensore ultra wide. Il buio poi è sempre un po' la condizione peggiore per uno smartphone. La preoccupazione diciamo così è quella di avere risultati troppo morbidi, poco dettagliati e con tanto rumore che impastano un po' e rendono davvero povere le foto. Beh, Honor Magic 4 Pro ancora una volta si esalta un po' con tutti i tre sensori anche in condizioni di luci povere. Sembra retorica, ma gli scatti seppur più difficili risultano comunque ottimi, con tanta riduzione del rumore, grande lavoro di taratura della luce e ancora un equilibrio dei parametri che arriva dalla bontà dei sensori ma anche dall'intelligenza artificiale made appunto in Honor. E ci piace anche aprire una parentesi sui video, sì, perché come visto già nella recensione, Honor Magic 4 Pro ha la capacità di spingersi oltre anche nei video. Diciamo che sappiamo, possiamo raggiungere il massimo 4K a 60 frame al secondo, che ci basta e avanza ancora nell'uso di tutti i giorni. Tralasciando il fatto che i video registrati sono di qualità con esposizione accurata, colori molto reali e anche ottima stabilizzazione, beh, sappiate che ci è piaciuta molto la cosiddetta modalità cinema, ossia una modalità professionale di ripresa che permette di registrare video in stile cinematografico. Questo significa che avremo la possibilità di impostare delle LUT realizzate da Honor che vengono applicate direttamente alla ripresa video appunto in tempo reale. E funzionano davvero molto bene. In questo caso ce ne sono 8 per la precisione e tutte garantiscono risultati di qualità. Ed è un plus non indifferente che non potrà passare inosservato agli utenti che magari desiderano avere a portata di mano sempre un prodotto dalle qualità eccelse anche da questo punto di vista. Con questo è tutto, mi raccomando, continuate a seguirci sempre qui su Hardware Upgrade.